Un appuntamento che si rinnova in una cornice magica come l'Acquameno e con una tappa in quella villa arbusto che racconta storia e profuma di storia. Tutto tra miti classici e archeologia. Nel cartellone natalizio della Proloco l'Acquameno torna la festa del mandarino con una 2 giorni dedicata al celebre agrume dalle eccellenti qualità nutritive, ma anche al legame che unisce l'isola di Ischia con i Campi Flegrei. Un cammino comune che intreccia storia, geologia, enogastronomia e mitologia, in una cornice di borgo in festa tra mercatini di artigianato e musica dal vivo lungo le strade, alla ricerca di deliziosi localini dove poter gustare specialità al mandarino. Un evento davvero unico che noi affidiamo alle immagini e alle parole dei protagonisti. La festa del mandarino flegreo è anche l'occasione per conoscere meglio la propria storia, le proprie origini. Ci troviamo in un luogo importantissimo per la cultura magnogreca, per la cultura occidentale. Professor Porcaro. Sì, in effetti noi siamo nel nucleo di quella che possiamo dividere la nascita delle colonie greche d'Occidente. La Grecia, diciamo, si porta qui con le sue aristocrazie, con i suoi valori, con i suoi sogni, le sue speranze e i suoi miti. Miti che poi hanno creato il valore fondamentale su cui si baserà molto della cultura occidentale e che permarrà tanto da poter influenzare la psicologia e la psicoanalisi dei secoli successivi. In questa, due miti che si ricollegano molto all'isola di Ischia sono il mito di Tifone e quello dei Cercopi. Due miti, ce ne sono molti altri che riguardano l'isola, però questi sono i due miti che i greci e i romani hanno reso, diciamo, più noti e più famosi. L'Acquameno e l'isola d'Ischia sono belle anche durante il mese di dicembre. Siamo questa mattina insieme a un membro della Proloco per raccontare la festa del mandarino flegreo, questo felice connubio tra cultura ed enogastronomia. Infatti perché è cultura, perché un po' ci ricorda la nostra storia. Il mandarino in realtà non è originario delle nostre parti, però arrivò nell'Ottocento dalla Cina in Europa, la prima volta nel Real Orto Botanico di Napoli. Da lì immediatamente apprezzato dai Borboni, e quindi la nostra storia più recente, e adottato da tutta la regione perché il clima lo permetteva. E quindi ecco che tra l'altro entrò prepotentemente nella cucina della regione. Infatti sono tantissime le specialità che si fanno oggi con la base del mandarino, e non solo, perché
poi il mandarino è stato studiato, le sue proprietà, addirittura fa parte dei 10 odori più riconoscibili. Al terzo posto si trova l'odore del mandarino, questo profumo che agisce contro l'ansia, quindi non solo gastronomia, non solo storia, ma anche salute. E quindi a noi piace fare parte ci piace fare parte di questo percorso, perché l'Acquameno è tra i comuni che hanno aderito negli ultimi anni alla realizzazione della festa del mandarino, che si tiene appunto in tutta la regione. L'Acquameno e l'Isola d'Ischia ripartono anche da questo tipo di eventi, dalla valorizzazione delle primizie locali e della cultura. Sì, l'obiettivo di questa amministrazione è sempre stato quello di mettere al centro della sua programmazione il suo territorio, inevitabilmente quindi la memoria, il nostro patrimonio archeologico e storico. E grazie, diciamo, a questa collaborazione con l'Associazione del Mito, l'Immagine del Mito, l'Associazione del Mandarino e la Proloco, che in prima persona quindi ha lavorato a questo progetto, oggi all'interno di questo programma natalizio è stato inserito questo appuntamento dedicato proprio alla festa del mandarino, la sesta edizione, e questo simposio con il professor Porcaro dell'Università di Salerno, docente in filologia storica, e la dottoressa Mariangela Catuogno. Quindi sempre un'attenzione appunto a quelle che sono le nostre origini, partire da lì, dal nostro passato, dalla nostra storia, per capire insomma il nostro presente e costruire un futuro che tenga ben conto, quindi anche da un punto di vista, come vediamo oggi, dell'alimentazione. La Proloco di L'Acquameno è in prima linea per valorizzare il territorio attraverso il mandarino, in questo caso attraverso la cultura millenaria dell'Isola d'Ischia, di Petecusa. Sicuramente, anche perché diciamo a Ischia abbiamo passato troppi anni, diciamo, in un immobilismo che ci è costato veramente tanto in termini di presenza, in termini di valori per il turismo. Siamo convinti che solo con la riscoperta di quelle che sono le nostre tradizioni, le nostre peculiarità, le nostre caratteristiche fondamentali, possiamo rilanciare la nostra isola. È uno dei punti fondamentali, dopo le terme, dopo il mare, dopo il clima che ci caratterizza, non può essere che il settore enogastronomico, dove non abbiamo nulla da imparare da altre località, solo che abbiamo per tanto tempo trascurato quelle che sono le nostre caratteristiche. E il mandarino non è altro che, diciamo, una scusa per portare avanti questo discorso di valorizzazione di quelle che sono le nostre caratteristiche, perché con l'enogastronomia siamo sicuri di poter portare un filone importantissimo per quello che è l'economia dell'Isola d'Ischia. Eventi come questo, come la festa del mandarino flegreo, fungono un po' da miele per le api, insomma, e quindi danno l'opportunità anche agli operatori del settore come te di portare persone a conoscere la propria storia, le proprie origini. Sì, devo dire che io credo molto in questi appuntamenti, nel senso che oggi l'archeologia deve in un certo qual modo uscire dai templi che si è costruita, nel senso che non possiamo più fare soltanto un discorso di tipo accademico oppure di una conoscenza soltanto tra pochi. Valorizzare il nostro, come dire, patrimonio archeologico passa necessariamente attraverso tutta una serie di valorizzazioni che prevedono la conoscenza del territorio, la conoscenza delle storie antiche, dei miti, di tutta una serie di attività e di evidenze che raccontano il nostro territorio. E quindi attenzione, non è possibile raccontare Ischia da un punto di vista archeologico se non anche attraverso tutta una serie di iniziative che in un certo qual modo la raccontano a 360 gradi.
Dottor Verde, un'iniziativa davvero molto importante, quella della festa del mandarino flegreo, un modo per valorizzare cultura ed enogastronomia locale. Ma il modo molto più semplice è quello che noi dobbiamo dare credibilità al produttore, perché oggi quello che si produce è importante e il consumatore deve essere a conoscenza di quello che produce il produttore, quindi il mandarino, il vino, l'uva, gli ortaggi, ma valorizzare quello che è l'agricoltura, perché oggi dei fatti concreti è che bisogna essere operativi, perché abbiamo una realtà che è immensa e nell'immensa dobbiamo realmente lavorare. Dottor Ferrante, insomma, è stata una mattinata all'insegna del mito, dell'enogastronomia, della cultura, del buon mangiare, insomma, tutte caratteristiche che ci rendono unici al mondo. Infatti, uno degli scopi per cui ci stiamo dedicando al mandarino, che abbiamo fatto ultimamente 2 anni fa, fatto diventare un prodotto di tradizione dei Campi Flegrei, ed è uscito anche sulla, è stata pubblicata la notizia anche sulla Gazzetta Ufficiale, sia il mandarino dei Campi Flegrei che il mandarinetto realizzato come derivato da questo frutto, che ha una età abbastanza giovane di conoscenza, diciamo, nel territorio, perché le prime piante sono arrivate in Italia durante il periodo dei Borboni nel 1810 a Palermo e a Napoli. E da qui poi si è notato che c'è stata una certa diffusione in tutto il sud Italia, Sicilia, Puglia, Calabria e Campania, perché ha attecchito molto bene, specialmente in particolare nelle zone vulcaniche, nelle zone dove il terreno ha una natura vulcanica. In particolare questo dei Campi Flegrei era fonte di lucro fino a 50 anni fa. Poi dopo è diventato, diciamo, è caduta come usanza nel consumo, in quanto è stato soppiantato da alcuni agrumi ibridi che non hanno gli ossicini e i semi come il mandarino. Però adesso lo stiamo facendo recuperare perché il sapore è veramente unico. Ma l'obiettivo non è solo quello di recuperare il frutto in questo territorio, bensì è quello di allargare, come giustamente diceva lei all'inizio, allargando a 360 gradi l'interesse dei vari visitatori e turisti verso il territorio, cioè valorizzare le autoctonie. Una 2 giorni dedicata all'enogastronomia, alla cultura, tra le strade di Lacco Ameno. Estremamente interessante, specialmente per noi che veniamo dal nord, vedere come culturalmente è l'isola. È molto bello, molto interessante e molto professionale anche la guida che è qui con noi. È la prima volta che viene a Ischia? No, è la seconda, sono venuto la prima volta circa 12 anni fa. L'isola è la stessa, quindi vuol dire che non c'è stata speculazione, insomma, per quello che abbiamo visto noi, e ha mantenuto i tesori che aveva prima. Yeah, now I got my...
quepe. Sicuramente interessante, vale la pena spostarsi e vedere questa parte dell'isola, talmente tanta ricca di storia e forse poco conosciuta, che sarebbe giusto rivalutare, e questa è un'ottima iniziativa. Quindi complimenti a chi si è preso carico di tutta questa organizzazione. Una bella giornata di sole dedicata alla cultura, all'enogastronomia, passeggiando per le strade di un comune davvero molto bello, l'Acquameno. Sì, assolutamente. È stata una bellissima sorpresa scoprire che anche d'inverno l'Acquameno offre delle cose interessanti, e soprattutto questa parte storica che magari d'estate si apprezza un po' meno perché si è più puntati verso il mare. Era già stata ad Ischia. Molti anni fa, ma in primavera, era 15 anni fa, e quindi altra situazione, e non eravamo stati così fortunati con il tempo. Morina, baby, Morina, baby.